Lei ha detto: noi ingegneri dobbiamo chiederci, dobbiamo saperci porre le domande, dobbiamo chiederci a cosa serve la digitalizzazione, a chi deve gestire questo grande patrimonio edilizio come quello universitario. La risposta, come dire, non è banale, però è una domanda che va fatta perché, come dire, si rischia di vivere in una sorta di bolla in cui si pensa di poter delegare a un metodo o a degli strumenti parti che invece riguardano direttamente noi. Quindi la domanda è: a cosa serve la digitalizzazione? Se volete, è una domanda retorica, è evidente, serve a cambiare i processi, quindi è necessario un change management, perché è evidente che i flussi informativi sono in grado di efficientare, rendere efficace il processo di digitalizzazione solo se questo è stato progettato. Quindi questo credo che sia il primo elemento fondamentale. Digitalizzare i processi di gestione vuol dire fondamentalmente cambiare, come dire, le abitudini con cui gestiamo questi elementi e ridare molta più trasparenza ai processi decisionali. Quindi io credo che questo sia il primo grande valore che la digitalizzazione può portare. Poi c'è un valore anche economico, di ritorno economico della digitalizzazione, perché questo per esempio potrebbe rendere più efficienti i processi gestionali, quindi renderli automatizzati rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento. Per fare questo però bisognerà rivolgersi anche al legislatore, perché il grande vantaggio di poterlo fare in un'università generalista, noi lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, il gruppo di lavoro ha sempre meno ingegneri all'interno o architetti al suo interno. Per esempio sono comparsi gli psicologi sociali, sono comparsi i sociologi, compaiono i giuristi, c'è tutto il tema legato al diritto del lavoro, per esempio al diritto sindacale, che è un elemento importantissimo. Cioè io posso digitalizzare i flussi di controllo, ma è evidente che questa cosa va gestita in termini di privacy, di diritto alla disconnessione e ad altri elementi. Così come entrano gli aziendalisti, perché l'altro vero grande elemento è che i processi, come dire, decisionali, i processi autorizzativi e i processi interni vanno ridisegnati in un'ottica digitale che non è quella analogica. Allora, il grande vantaggio di poterlo fare in un'università, perché c'è la compresenza di elementi di frontiera di ricerca, che però non devono essere un oltre, devono essere qui ed ora, e il qui ed ora richiede però aggiustamenti che sono assai significativi, e quindi questo elemento va portato con dei casi studi. Io direi che il grande vantaggio delle università è poter presentare elementi di forte innovazione e anche di grande impatto, e poi però c'è necessario fare una sorta di reingegnerizzazione del progetto stesso, per capire quali sono gli altri elementi su cui bisogna limare o invece bisogna rafforzare.